Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Chiedo, lei ha detto, anche prima ce lo ha detto, che vuole una discontinuità rispetto al vecchio gruppo dirigente, quindi c'è il tema delle correnti, che in realtà hanno un peso molto forte, perché anche se sembrano arretrate, qualcuno ancora non ha detto bene con chi sta, eccetera, però sono anche, come dire, hanno una forza di cooptazione. Chiedo anche a lei se, perché lo abbiamo chiesto, è capitato di chiederlo anche a Elly Schlein, naturalmente, visto l'appoggio di Dario Franceschini e di una parte della sinistra, anche lei è rappresentato come sostenuto dalla corrente base riformista di Lorenzo Guerini e poi oltre che naturalmente da tanti amministratori, che è forse la cosa più forte. Io non forte. Sono sostenuto, guardi, da nessuna corrente, proprio nessuna corrente, perché io proprio non voglio il sostegno delle correnti in quanto tali. Guardi, in questi anni vuole solo i singoli, vuole, come dire, i singoli. Assolutamente, ma infatti se ha visto. Ma che vuol dire in panchina? Che vuol dire che queste non le mette in panchina? Che cosa dice il dirigente? Ho detto un'altra cosa. Io ho detto che chi è stato tanti anni ininterrottamente con ruoli di prima responsabilità o al governo o in Parlamento o nel gruppo dirigente nazionale, se per una volta va in panchina, non ho mica fatto nomi e cognomi, lo dico come elemento di prassi, è qualcosa che assolutamente è nella normalità. Lo so, ma queste prassi sono con i nomi e i cognomi, però, perché il PD è fatto di una, come dire, anche di un gruppo dirigente, quindi sono quelle persone. Sì, però vede. E poi lei dice a Bersani e D'Alema di tornare contemporaneamente. No, io non ho proprio detto a nessuno di tornare. È che purtroppo molte volte vi limitate ai titoli e non leggete nemmeno gli articoli dei giornali. Perché lo stesso giorno in un altro grande quotidiano c'era un titolo esattamente più o meno opposto. Io non impedisco a nessuno di voler venire se vuole entrare nella grande famiglia del Partito Democratico. Perché abbiamo perso troppa gente e dobbiamo riportarne tante. Ma a me non interessa il tema degli ex dirigenti. A me interessa milioni di italiani che non votano più Partito Democratico, perché avevamo 12 milioni di voti quando c'era Walter Veltroni segretario e l'ultima volta, pochi mesi fa, siamo scesi a meno della metà. Capisco che nelle cronache giornalisti interessano queste cose, a me interessano veramente molto poco. A me interessa rivolgermi al paese, alle persone normali. Tutte queste discussioni sul dirigente, l'ex dirigente, ma insomma io ho 56 anni. Non sono mai stato in Parlamento. Se domattina finissi perché mi dicessero di fermarmi, ma io dovrei solo ringraziare migliaia di persone che non hanno mai chiesto nulla per loro e mi hanno dato una mano. Ora interpretiamo così la militanza politica e l'impegno politico, oppure guardi che noi non ne usciamo. Le correnti in sé non sono un male. Il problema è che purtroppo troppe volte sono risultate essere più che fonte di contributo di discussione sulle singole questioni, cose molto strutturate, più fonte di divisione che di come dire contributo alla discussione. Tutto qua, io ripeto, chiedo a Salvatore dei problemi del Salvatore paese. Hai una domanda su questo per Bonaccini? No, io ho una domanda. Io però sì. Chiedo scusa, devo andare, come sapete. Solo 30 secondi. In 30 secondi, Presidente, che dobbiamo dare la linea a Andrea Pancani. Nel corso degli ultimi anni lei ha incontrato due volte sulla sua strada Elly Schlein. La prima volta in Emilia l'ha subito coinvolta, l'ha portata vicepresidente della regione Emilia-Romagna. Stavolta, se lei vincesse, Elly Schlein in segreteria con lei? Io, se dovessi arrivare primo nella corsa alla segreteria del partito e quindi fare il segretario, chiederei a tutti e tre se vogliono dare una mano. Io ho guidato per 6 anni il Partito Democratico in Emilia Romagna prima di fare il presidente, con risultati mi pare tutt'altro che disprezzabili, e io per 6 anni ho guidato il partito unitariamente con i due miei sfidanti alle primarie del 2009, che dal giorno dopo entrarono in segreteria e condividemmo insieme la gestione del partito. Si tratta di avere le idee chiare su cosa fare, pretendere che le idee che sono diventate prevalenti. Quindi lo direbbe a loro e non lo direbbe magari a, non so, a Francesco Boccia, a Dario Franceschini, questo è il... Mi perdoni, lei però mi vuole portare su un terreno, mi scusi, che io credo sia il terreno di cui agli italiani non gli interessa nulla. Io credo che agli italiani interessa sapere il Partito Democratico cosa farebbe per loro, sulla sanità, la scuola, l'ambiente, eccetera. No, ma io la capisco, farei così al suo posto. Sto dicendo
che mi piace di più parlare degli argomenti che riguardano la vita materiale delle persone, perché noi siamo un partito che ha parlato in questi anni troppo spesso di nomi e cognomi. Quando parli troppo di nomi e cognomi rimane poco tempo per i contenuti. Le dirò di più e finisco: se vince, se diventano segretari Elly Schlein o lo diventano Paola De Micheli o Gianni Cuperlo, state tranquilli che io un minuto dopo, senza chiedere nulla per me, neanche ruoli dirigenti, ma io se vogliono darei una mano e lavorerei come più di prima per il Partito Democratico, perché in questi anni ho sofferto delle divisioni e delle liti interne al PD. Noi dobbiamo dar l'idea che certo possiamo avere idee diverse su alcune questioni, ma dobbiamo far parte della stessa famiglia. Guardi, la domanda... Chiaro, la lasciamo andare, diamo la linea, era soltanto per precisare che i nomi e cognomi ne parliamo, perché poi sono i nomi e cognomi sempre che poi mettono in atto le politiche, e nel momento in cui sono d'accordo, ma credo che c'è un esame sugli errori fatti, purtroppo i nomi e cognomi saltano sempre fuori nella storia, anche i meriti. Sì, però Prego. Io credo lei abbia colto cosa voglio dire. Certo, colto, assolutamente, l'hanno colto anche i telespettatori. Ci fermiamo qui, linea Andrea Pancani, mi scuso per il ritardo, a domani.